I geni della truffa non esistono solo nei film e non si chiamano Leonardo DiCaprio. Sono in mezzo a noi, scelgono con cura le proprie vittime e poi fanno scattare la trappola. La questura di Lucca monitora costantemente il fenomeno, ma spesso può farci ben poco. Di qui l'appello a tutti, soprattutto anziani, affinché non si facciano mai abbindolare dagli sconosciuti. Perché le trovate per truffare la gente sono le più disparate, eccone alcune. Una signora viene avvicinata da un uomo dai modi gentili e garbati che le lascia intendere di essere un amico del figlio, dal quale vanta un credito di 900 euro per il pagamento di un'assicurazione. Parte la finta telefonata nella quale viene fatto più volte il nome del figlio. La povera malcapitata, pensando di evitare il peggio, va in banca e preleva la somma e la consegna al truffatore. Altro metodo, un signore ben vestito si finge un medico o un rappresentante di una casa farmaceutica alla ricerca di un deposito per effettuare una donazione di medicinali a scopo di beneficenza. Ferma un signore per strada chiedendo informazioni su questo deposito. Il signore ovviamente non sa nulla. Passa un'altra persona che fa finta di sapere dove sia il deposito, ma dice che è stato chiuso. La donazione allora può avvenire solo tramite notaio, ma serve un anticipo. La vittima viene convinta che può contribuire alla beneficenza ricavando pure una percentuale. Viene accompagnata a ritirare una discreta cifra e poi fatta salire sull'auto insieme a due compari per andare dal notaio. Sicuramente però servirà una marca da bollo. Si fermano davanti a un tabaccaio e chiedono alla vittima di andare a comprarla. Appena il truffato scende, naturalmente fuggono. Infine i falsi funzionari INPS, Enel o Indap si presentano alla porta di persone anziane con la scusa di dover controllare la posizione pensionistica o contributiva o ancora per controllare il contatore del gas o della luce, ma in realtà raggirano le persone facendosi consegnare soldi o sottraendo beni o altre cose di valore. Ricordatevi che prima di fare controlli nelle case, gli enti affiggono degli avvisi nel palazzo.